Per la biblioteca San Giorgio è ormai diventata una piccola tradizione quella di dedicare un appuntamento pomeridiano alla festa del cane, realizzata dall'Associazione Amici della San Giorgio in collaborazione con il Rifugio del Cane EMPA, l'Associazione Orecchio Acerbo e l'Associazione Diversamente Cuccioli. Quest'anno, alla terza edizione, ci si è occupati tra l'altro di un progetto internazionale lanciato dalla Fondazione FBM per tutelare i levrieri. Perché purtroppo in Spagna, in Irlanda, in Inghilterra vengano sfruttati, come in altri paesi latini, vengano sfruttati per la caccia e per le corse e a fine carriera, che è brevissima, 2 o 3 anni, vengano cestinati nel vero senso della parola, perché usati proprio come attrezzi da lavoro. Di conseguenza, come si butta via una sedia rotta, loro buttano via questi animali. Anche perché in Irlanda vengano dopati, quindi vengano drogati e quindi la loro vita, il loro sangue si sporca e tutto quanto. In Spagna i cacciatori non li considerano assolutamente degli animali. Questa fondazione che sostenete cos'è? Allora, la fondazione, noi siamo Insieme per FBM, che viene dalla Fondazione Benjamin Menéhert, che è una fondazione in Spagna, a Siviglia, che riesce a salvare fino a 900 cani a stagione e quindi a farli adottare tramite tutti i volontari sparsi per il mondo, perché siamo tante associazioni sparse per il mondo. Noi siamo Insieme per FBM, FBM sta appunto per Fondazione Benjamin Menéhert, che è dove noi si riesce a cogliere i cani e a proteggerli dai cacciatori. Peraltro, gli appuntamenti dedicati agli amici a quattro zampe dalla Biblioteca San Giorgio non si esauriscono con la festa. Faremo 3 incontri previsti per i primi 3 martedì di giugno, 5, 12 e 19, dalle 5 alle 7 nella sala Bigongiari. Saranno argomentati su macro aree diverse, il primo sulle origini della storia del cane e dunque la provenienza dal lupo, la domesticazione, le varie teorie, come siamo arrivati alle quasi 400 razze di oggi. Il secondo sarà un pochino più specifico sul cane nella società moderna, dunque diciamo un prosequum del precedente, tutto quello che concerne gli aspetti normativi, il trovare il giusto compromesso tra l'aspetto etologico e la vita urbana di tutti i giorni. E l'ultimo invece sarà un pochino più pratico, cioè non avremo i cani qui con noi, però le persone potranno fare domande anche su tutto quello che è l'aspetto della comunicazione, dello stress e quali possono essere dei piccoli consigli per migliorare anche il rapporto, il binomio tra cane e padrone.